Siamo di fronte a una delle opere più importanti, più ricche di storia della collezione Ludovisi al Palazzo Altemps. È stata trovata nei giardini Ludovisi esattamente 400 anni fa, nel 1621. È una copia di un gruppo scultoreo di bronzo che stava sull'Acropoli di Pergamo, la grande città dell'Asia Minore, che era il regno di Pergamo in età ellenistica, nel III secolo a.C., e questo gruppo di bronzo è stato portato a Roma, forse da Nerone, e poi copiato a Roma. È legato a un'altra scultura, che è il Galata Morente del Campidoglio, che faceva parte dello stesso gruppo. Questo gruppo dell'Acropoli di Pergamo commemorava una vittoria di Pergamo contro i Galati, i Celti, che nella prima metà del III secolo a.C. erano andati dal centro Europa fino alla Grecia, fino a Delfi e anche fino all'Anatolia. E così, insomma, sull'Acropoli di Pergamo c'era questo monumento che commemorava la sconfitta dei Celti, e per questo c'è l'usanza celtica di uccidersi quando c'era la sconfitta militare. E questa è una lunghissima storia di copie, di creazioni, di ricreazioni di un gruppo scultoreo molto importante, che anche in epoca moderna è stato copiato dagli artisti, che anche è stato restaurato da uno scultore importante, Ippolito Buzzi, che faceva parte praticamente di questa squadra di artisti che facevano i restauri della collezione Ludovisi, come Bernini o Algardi.